Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Revocata commissione speciale sui vaccini. RSA di Stia salvaguardare i livelli occupazionali. Attività dei pronto soccorso e richiesta di ritorno alle ASL provinciali. Stati Generali della Salute prosegue fino al 31 agosto la consultazione online. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dell'Aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta. La commissione speciale, istituita nel mese di aprile, non ha mai eletto l'ufficio di presidenza, raggiungendo il termine di scadenza lo scorso 3 luglio. L'opposizione con 8 firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, al quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte. Soltanto per ritardi legati all'opposizione, la prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza, non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria, di un'ulteriore nomina, anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio. E anche lì ovviamente i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci tenevamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più i risultati al di là degli strumenti. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente, sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto, noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuol dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD, che sono note, e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta, quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. Noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la Regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della Regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno,
Non volevo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni, che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi, creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cosa è successo. Cos'è successo con i medici di famiglia che avevano dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo? Cos'è successo con i caregiver? Cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi, con le confusioni che succedevano al Mandela Forum piuttosto che al CREAF di Prato? Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto, un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno, sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le graduatorie a livello nazionale. Siamo arrivati a vaccinare per primi i ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato, della medicina di base, quindi nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio, quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito, e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione, operatori sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione, che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del presidente dell'ufficio di presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. Approvata con voto favorevole all'unanimità una mozione in merito alla situazione dei dipendenti in seguito alla chiusura della RSA di Stia gestita dalla cooperativa Agorà. L'atto vede come primo firmatario Marco Casucci della Lega ed è stato emendato da Vincenzo Ceccarelli del Partito Democratico. Torniamo a occuparci di questioni attinenti a quella che un tempo era Agorà, oggi è RSS. Un tempo, nella scorsa consigliatura, mi sono battuto perché arrivassero con maggiore puntualità gli stipendi ai lavoratori. Ci ricordiamo quella pagina che è stata condotta positivamente. Le cronache giudiziarie ci riportano di una inchiesta, merito della quale non abbiamo alcuna intenzione di entrare, rispettando quello che saranno le valutazioni della magistratura. Per quello che ci pertiene è nostro dovere di seguire attentamente la vicenda, sia perché gli ospiti della struttura di Stia sono stati ricollocati in altre RSA, sia per la sorte dei 40 lavoratori. Siamo sinceramente preoccupati e riteniamo che tutte le iniziative che vadano appunto nel sostenere la causa del un adeguato collocamento di
esempio un posto di lavoro per i lavoratori della struttura di Stia, debbono essere da noi sostenuti. Abbiamo presentato questa mozione, abbiamo avuto l'approvazione in aula all'unanimità grazie a un emendamento presentato dal gruppo di maggioranza e siamo soddisfatti, però ora occorre che alle parole seguano i fatti e che non si perda neppure un posto di lavoro. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, ha posto l'attenzione sullo stato dei pronto soccorso, rafforzati, sostiene Veneri, con medici provenienti da altri reparti ospedalieri. Il consigliere ha poi evidenziato anche la necessità di tornare ad una dimensione provinciale delle ASL. Dalla riforma sanitaria del 2015 hanno iniziato a emergere tanti problemi. Era stata fatta per migliorare il servizio ai cittadini e soprattutto per ridurre i costi della sanità in Toscana. Invece è avvenuto propriamente l'opposto. I cittadini oggi non si sentono più vicini al sistema sanitario toscano con le tre aslone. E in ultimo è venuto fuori che i medici dei reparti dovranno sostituirsi ai medici dei pronto soccorso per carenza di personale. Ogni reparto è sguarnito appunto di professori e di dottori e crediamo che il Covid sia solamente stato un amplificatore del problema, ma che il problema venga da molto lontano, e presenteremo appunto nelle prossime ore una mozione dove chiede che, partendo dalla ASL Toscana Sud-Est, che è l'area più vasta di tutta la nostra regione, vengano ripristinate le USL provinciali come progetti pilota per far sì che si possa fare un passo indietro rispetto alle decisioni prese in precedenza e vedere se con le risorse adeguate, gli investimenti adeguati anche infrastrutturali e nuove energie nel reclutare medici adeguati alle richieste appunto delle strutture, se la sanità toscana potrà effettivamente tornare a dare un servizio adeguato ai cittadini. Prosegue fino al 31 agosto la consultazione online per gli stati generali della salute. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha rinnovato l'appello ai toscani affinché segnalino proposte. Gli stati generali della sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto. Consentitemi di ringraziare il presidente Enrico Sostegni per l'enorme lavoro che sta svolgendo insieme ai membri della commissione ormai da qualche settimana. Audite più di 50 persone in commissione, più di 100 contributi ricevuti sul portale. Credo che questa sia buona politica. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. O noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. E quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi 5 anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia a chi vive nei borghi più periferici della nostra regione. Il primo elemento che abbiamo deciso di fare è prorogare il periodo di apertura del portale, perché siamo a oltre 100 contributi e notiamo che la notizia si sta diffondendo tra i professionisti in queste settimane e continuano ad arrivare in questi giorni i contributi. Per noi è un elemento importante. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici. Abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione,
sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza, perché anche questo è uno dei temi caldi, vediamo, mancano professionisti, ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogeneità e questo sarà un altro elemento. E il 29 faremo un focus sulla digitalizzazione. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.